hanno provato a licenziarci con un'email e hanno fallito. Perché siamo insorte e insorti e il territorio con noi. Abbiamo idee e progetti per far ripartire la fabbrica, per riavviare la produzione. Loro no. Mirano solo a logorarci, a tenerci in ostaggio, a stringere l'assedio. Da 6 mesi non pagano lo stipendio a 300 lavoratori e lavoratrici e gli viene permesso. Non abbiamo più tempo, rischiamo di cadere, ma possiamo ancora vincere. Il 25 marzo tutte e tutti ai nostri posti. Il 25 marzo insorgiamo per rompere l'assedio, per l'intervento pubblico e la fabbrica socialmente integrata.